Mazara, controlli della Guardia Costiera scattano una denuncia e un sequestro preventivo. Mazara Metanodotto rinnovata la concessione demaniale trentennale alla Mariconsult. Roma, tabelle marittime, incontro stamattina al Ministero con Saverio Romano e Toni Scilla. Mazara Turismo, per il 2000 occorre una visione strategica e di sistema per la città. Mazara Viabilità Cittadina, automobilisti e centauri alle prese con tante novità. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo. Apriamo il notiziario parlando dei controlli eseguiti ieri sul litorale del lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo dalla Capitaneria di Porto, in parte controlli congiunti anche con il locale comando della Polizia Municipale. Il bilancio è di una persona denunciata e di un sequestro preventivo, ma seguiamo assieme i particolari nel servizio. Controlli della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo sul lungomare Fata Morgana. Il bilancio dell'attività eseguita ieri di una persona denunciata a piede libero del sequestro preventivo dei pozzetti di scarico di uno stabilimento balneare di Tonnarella. Nel dettaglio, la denuncia alla Procura di Marsala è scattata nei confronti del presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica L'Approdo, che gestisce un'area demaniale per l'approdo di imbarcazioni turistiche nei pressi del Porto Nuovo Mazarese. I militari della Guardia Costiera avrebbero accertato l'occupazione abusiva di un'area demaniale. Il sequestro preventivo invece è scattato nei confronti dei pozzetti di scarico del Lido e il Circoletto. Qui, durante un controllo congiunto eseguito dalla Capitaneria e dai vigili urbani del Comando Mazarese, sarebbero state accertate delle lesioni ai contenitori di plastica utilizzati come scarico dei bagni, delle docce e della cucina. Ecco perché, su disposizione della Procura Lillibetana, l'area è stata sottoposta a sequestro preventivo per evitare eventuali danni. Restano momentaneamente chiusi, ma non sono sequestrati, i bagni, le docce e la cucina. Il Lido resta regolarmente aperto. I controlli a Circoletto sarebbero scattati a seguito di un esposto presentato in procura. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito ieri pomeriggio la montagna di Erice, interessate le zone di Martogna, Castellaccio e Guastella, dove hanno preso fuoco alberi e sterpaglie. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. Per il coordinamento delle operazioni di spegnimento dell'incendio, il prefetto di Trapani Giuseppe Priolo ha attivato immediatamente l'unità di crisi costituita in prefettura. Sono intervenute sul posto varie squadre e mezzi dei vigili del fuoco, della forestale, della forza dell'ordine e dei volontari della protezione civile. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, si erano propagate fino a lambire alcune abitazioni che per motivi precauzionali sono state evacuate per qualche ora. L'attività dell'unità di crisi è proseguita per tutta la notte. L'incendio è stato domato questa mattina all'alba. Un motore completo di aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, munito di elica, è stato ritrovato da un sub nelle acque della riserva marina dell'Egade. Il reperto, come vedete anche in questa foto, era appoggiato su un fondo sabbioso a circa 36 metri di profondità. Dopo il ritrovamento, la sovrintendenza del mare ha avviato alcuni approfondimenti e la base larga del mezzo sembrerebbe riconducibile a un motore stellare e quindi potrebbe trattarsi dei resti di un velivolo non italiano. La Giunta regionale ha approvato il regolamento di organizzazione, lo statuto dei nuovi consorzi di bonifica, lo ha reso noto l'assessore regionale per le risorse agricole Antonello Cracolici. Non appena sarà acquisito il parere della Commissione di merito, nasceranno i due consorzi, uno in Sicilia occidentale e uno in Sicilia orientale. È un atto, afferma lo stesso Cracolici, che segna un nuovo inizio per i consorzi di bonifica siciliani. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Parliamo di pesca schiarita per la marineria mazarese sulla questione delle tabelle di armamento che tante preoccupazioni aveva destato tra gli armatori, tabelle secondo le quali ogni barca dovrebbe avere a bordo due capitani.
Un obbligo che dopo la proroga al prossimo 30 giugno sarebbe inevitabilmente scattato dal 1 luglio. Sulla vicenda si è da tempo interessato il presidente regionale di Agripesca Toni Scilla, che stamattina in un vertice al Ministero assieme all'onorevole Saverio Romano è riuscito a sbloccare positivamente tutta la questione, ottenendo un'altra proroga di 6 mesi in attesa di un provvedimento strutturale sul comparto ittico. Ma seguiamo assieme il servizio. In primo piano le preoccupazioni della marineria mazzarese alle prese con le norme relative all'applicazione delle nuove tabelle di armamento per i pescherecci e la delimitazione secondo il principio dei meridiani delle zone consentite per la pesca. Le nuove tabelle di armamento prevedono l'obbligo della presenza contemporanea a bordo di 2 capitani per consentire una turnazione di riposo, mentre i nuovi parametri secondo i meridiani per la delimitazione delle zone di pesca ne restringono sensibilmente i limiti, con gravi ripercussioni per tutta l'attività di pesca. L'osservanza di tali disposizioni è ovviamente delegata al controllo delle capitanerie di porto. Intanto, per venire incontro ai disagi manifestati dalla marineria, era stata concessa una proroga valida sino al 30 giugno, proroga secondo la quale al momento è possibile per i natanti avere a bordo un solo capitano e un conduttore, cioè un timoniere. Dal 1 luglio in pratica scatta invece l'obbligo di applicazione delle nuove tabelle di armamento e per trovare quindi una soluzione ed eventualmente risolvere la delicata questione, oggi vertice a Roma al Ministero con la partecipazione del presidente siciliano di Agripesca Toni Scilla, che in queste settimane ha avuto vari contatti sull'argomento. E poco fa, in collegamento telefonico da Roma, abbiamo sentito Toni Scilla e Saverio Romano con gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo fatto un incontro per dare seguito alla interrogazione parlamentare presentata da me qualche tempo fa, per porre fine a una questione annosa che rischiava di paralizzare la marineria, in particolare la più importante marineria d'Italia, che è quella di Mazzara del Vallo, perché al 30 giugno avrebbero dovuto imbarcare un secondo comandante in ogni peschereccio per la pesca d'ottura. Col provvedimento concordato oggi conseguiamo il risultato di scongiurare questa ipotesi, che sarebbe stata veramente dannosa, affidando la possibilità alle capitanerie di andare in deroga e quindi prevedere la possibilità di imbarcare un capombarca o in sua assenza un conduttore per un periodo non superiore a complessivi 6 mesi, 1 mese più 3 mesi, e nelle more si è dato via alla predisposizione di un provvedimento più ampio che sanerà queste incongruenze e non soltanto queste, anche quelle relative alla modalità di pesca oltre e dentro tra il sesto e il ventesimo meridiano. Staremo vigili, faremo la nostra attività che è quella di controllare che questo provvedimento vada in porto. Sono fiducioso perché l'incontro di oggi, ripeto, è stato abbastanza conclusivo. Siamo davvero molto contenti e soddisfatti, abbiamo lavorato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Questo nostro lavoro inizia a dicembre, siamo riusciti allora ad avere una proroga rispetto a questo provvedimento fino al 30 giugno ed oggi finalmente definiamo la questione. Tante cose dette, tante posizioni prese, ma soltanto parole. Oggi, grazie al lavoro di Agripesca, raggiungiamo un risultato che è davvero ottimale, perché nelle more della definizione dei provvedimenti appunto legislativi e normativi, intanto oggi, e per quanto concerne la tabella d'armamento, abbiamo risultato che basta un solo comandante in più un conduttore fino a un massimo di 6 mesi. È un risultato ottimale che consente alla marineria di poter proseguire tranquillamente il proprio lavoro. Vorrei ringraziare appunto l'onorevole Romano per l'attività parlamentare svolta, per l'interrogazione che è stata importante perché è stata propedeutica appunto al raggiungimento dell'obiettivo. Agripesca è soddisfatta, ha fatto davvero un buon lavoro, continueremo perché, ripeto, dobbiamo raggiungere il provvedimento definitivo. Oggi, al massimo domani, partirà dal Ministero un provvedimento direttamente dal Comando Generale delle Capitanerie, che arriverà appunto alle Capitanerie siciliane e quella di Mazzara in particolar modo, perché la questione
per quanto riguarda soprattutto il marinare autorizzato, riguardo appunto la pesca d'altura a strascico, quindi quella mazzarese, quindi siamo davvero soddisfatti perché abbiamo raggiunto un risultato concreto, altri magari hanno cercato di prendersi paternità non proprie. Elezioni amministrative, dopo il mancato raggiungimento del quorum per il candidato sindaco Pietro Savona, Trapani rimane anche senza consiglio comunale. La decisione è stata presa dall'ufficio centrale elettorale. Il commissario che arriverà a Trapani, dunque, oltre alle funzioni di sindaco, assumerà anche quelle del consiglio comunale. Il nuovo piano sanitario della provincia di Trapani verrà presentato agli operatori sanitari e alla cittadinanza di Marsala domani nel corso di un'apposita conferenza dibattito. L'iniziativa si terrà nella sala conferenza del Monumento ai Mille con inizio alle 18. Saranno presenti tra gli altri il sindaco di Girolamo, l'attuale commissario dell'ASP Giovanni Bavetta e l'assessore regionale per la salute Baldo Gucciardi. Vi ricordo tra le altre cose che alle 17 in aula consiliare a Mazzara del Vallo si terrà l'incontro in occasione della riapertura della Belaiello, poi alle 18.30 il taglio del nastro e la benedizione presso i locali ristrutturati in via Salemi. Restiamo a Mazzara del Vallo per parlare del gasdotto. Nel silenzio più assoluto, infatti, a fine 2016 è stata rinnovata la concessione demaniale marittima trentennale alla Mari Consult. Sentiamo. È stata rinnovata nel più assoluto silenzio la concessione demaniale marittima riguardante il tratto di gasdotto che ricade sul territorio di Mazzara del Vallo. Una notizia è rimasta sconosciuta all'opinione pubblica per mesi, visto e considerato che il rinnovo risale addirittura a novembre 2016. Dunque, almeno per altri 30 anni, nel mega impianto di Tonnarella, vicino all'oasi di Capofeto, continuerà ad arrivare un'enorme quantità di gas dall'Algeria attraverso il maxi gasdotto sottomarino da 155 chilometri che collega la città tunisina di Capobon con la città del Satiro. La notizia del rinnovo della concessione è stata confermata alla nostra redazione dal comando della Capitaneria di Porto. Come si ricorderà, quello del rinnovo di tale concessione è stato uno degli argomenti maggiormente dibattuti durante la campagna elettorale delle amministrative del 2014. Nacque anche un comitato cittadino che aveva l'obiettivo di far ottenere al comune mazzarese dei vantaggi in occasione del rinnovo di tale concessione. Furono presentate anche un paio di interrogazioni in consiglio comunale, ma la questione finì poi nel dimenticatoio. A chiedere nel giugno 2014 il rinnovo delle due concessioni demaniali, adesso unificate, è stata la società Mari Consult per conto della Trans Mediterranean Pipeline Company. Quest'ultima è una società partecipata al 50% dall'ENI e dall'ente di Stato algerino Sonatrach. È titolare delle due concessioni in oggetto ed è proprietaria del gasdotto. Pochi giorni dopo tale richiesta in Capitaneria di Porto vennero presentate anche alcune osservazioni da parte del Comitato Cittadino costituito ad hoc. Poi però non se ne è saputo alcunché, almeno fino ad oggi, alla scoperta che tale concessione è stata rinnovata nel silenzio più assoluto. Viabilità a Mazzara del Vallo, ci sono i pro e ci sono i contro. Il tema riguarda nel dettaglio la sosta oraria che ormai interessa la quasi totalità delle strade cittadine. Sentiamo. 10, 15 e 30, tre numeri che nella città di Mazzara del Vallo ormai sono entrati di diritto nella cornice dei fatti quotidiani. Tre numeri, 10, 15 e 30, che non sono da giocare per un terminallotto, ma ai quali prestare la massima attenzione se si vuole evitare di finire nelle maglie delle multe che ogni giorno fioccano in città. E sono i tre numeri, o meglio, i minuti che rispettivamente 10, 15 e 30 riguardano la sosta oraria nella stragrande maggioranza delle strade mazzaresi, dove in Bella Vista ormai campeggia una spilza di segnaletica la più variegata. Non c'è in effetti un palmo di marciapiede che non sia interessato ai vari divieti e se non si presta la dovuta attenzione la multa è bella e servita. Per carità, una regolata ci voleva, anche perché sinceramente noi mazzaresi in termini di infrazione al codice della strada non ci siamo mai fatto mancare nulla, anche e soprattutto le soste più assardate e che tanti disagi hanno in effetti provocato. Una regolata al traffico ci voleva pure ed in effetti le cose sono sensibilmente migliorate, solo che a detta di molti la tolleranza zero e di tanti divieti dei quali è costellata quasi interamente la città apparirebbero alquanto eccessivi, anche perché di parcheggi a Mazzara del Vallo non è che ve ne siano in abbondanza
ed anche perché per molte attività commerciali il tutto risulterebbe alquanto penalizzante. Insomma, il tema delle multe appare sempre più attuale e non mancano naturalmente i commenti pro e contro, come di solito accade, soprattutto allorquando di mezzo c'è anche il portafoglio. Proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale urbano ad Alcamo, lo ha reso noto oggi il Comune. Attualmente, dichiara il sindaco Domenico Surdi, sono in corso i lavori di riparazione dell'asfalto della centralissima via Diaz, traversa del corso 6 aprile, della via Tenente Vito Manno. Gli interventi di manutenzione sono stati programmati nel piano triennale 2016-2018 al fine di ripristinare il manto stradale di alcune delle principali vie cittadine. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani rende noto che a partire dal 5 luglio gli uffici dell'ente resteranno chiusi il mercoledì pomeriggio. La chiusura resterà in vigore fino al 30 agosto. Turismo a Mazara del Vallo, se ne occupa l'Istituto di Ricerca il 2000, sentiamo il perché nel servizio. Che il turismo rappresenti per la città di Mazara del Vallo uno dei cardini portanti per il suo destino economico è ovviamente facile da immaginare, solo che questo volano di sviluppo turistico ed economico non può limitarsi al solo centro storico. Questa è la conclusione di una nota dell'Istituto di Ricerca del 2000, secondo il quale è necessario invece puntare ad un vero e proprio sistema che coinvolga l'intero territorio comunale. Ed in questa direzione i ricercatori dell'Istituto fanno riferimento a due luoghi periferici, storici e naturalistici ma abbandonati. Uno di essi è quello di Capofeto, vera e propria identità geografica della città e per la quale il Comune può vantare una opzione di preferenza per curarla e gestirla. Già nel 2000, ricorda l'Istituto il 2000, l'amministrazione comunale mazzarese con un investimento di 2 milioni di euro ne ampliò la superficie con l'acquisto di terreni da parte di privati. Stante ora il grave stato di abbandono, il Comune potrebbe riprendere il progetto europeo Natura ottenendo il comodato d'uso della sovrintendenza di Trapani e mirando al riconoscimento di Parco Naturale di Capofeto. Alla estremità opposta del Golfo di Mazara, scrive ancora il 2000, c'è poi Capo Granitola, dove insistono due antiche torri di avvistamento costruite dal Regno di Spagna e di Sicilia per la difesa dalle incursioni piratesche, torri che andrebbero progettate a piccoli musei di archeologia marina, con la creazione anche di un servizio noleggio biciclette per visitare anche i Gorghi Tondi ed ancora un servizio di bus navetta per i collegamenti con altri siti di straordinaria attrazione come Madonna dell'Alto, Roccazzo e le Caverne di Miragliano. Si svolgerà domani sera dalle 21 al Baio Palma a Marsala il primo spettacolo del piccolo teatro abusivo Marsala, interamente interpretato dai piccoli attori del laboratorio di recitazione. Lo spettacolo dal titolo Qualcosa è tratto dall'omonimo libro di Chiara Gamberale. I protagonisti saranno 6 bambini dai 6 agli 11 anni. Siamo in chiusura per la programmazione sulla nostra emittente, vi ricordo e vi segnalo che stasera a partire dalle 21.30 trasmetteremo la prima serata del saggio 2017 della Dance Works di Carla Favata. È tutto per oggi, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.